Datemi una mano ad avere ciò che era mio. Iscrizione gratis al canale e campanellina. Allora, poi se le cercano, come, come tu fai? Eh, tazzito una, stazito due, stazito tre. Per i fuori classe che dicevano che questa proprietà, ripeto, sottolineo, per i fuori classe che Dicevano che, ehm, che Zang aveva le garanzie per negoziare il pic bond. Addirittura, il capo dei fuori las disse che poteva ridare le garanzie. Che aveva dato al, alla prima sottoscrizione del bond. Non, lui non sa che comunque c'è cioè, la fase debitoria è diversa da quando hanno sottoscritto il primo bond. Conto e fare sottoscrivere un bond con 300 milioni di debiti è un conto. E sottoscriverlo con 800 che ma solo i fuoriclasse arrivano. I fuori classe, quelli della Lega, della Super Lega sono loro. Sono loro i fuoriclasse della Lega con Agnelli Zang. Sono sempre loro, <ride> Oddio! Allora, seguimi bene. Seguimi bene. Questo me l'ha scritto Michelangelo. Che saluto che ha letto con la febbre. Giusto per darvi un'indicazione numerica della situazione finanziaria della nostra amata Inter, noi abbiamo un sistema di valutazione basato su Cribis che si chiama Failure Score, scritto failure score, che tratta diversi parametri. Questi parametri praticamente vanno da 0 a 100, dove 100 è un'azienda super solida, quindi per farvi capire il range, no? E zero è un'azienda fallita quindi 100 top. 0 sei fallito. L'Inter lo sai quanto ha? lo dico ai fuori classe 19. Che secondo questi fuori classe l'Inter aveva le credenziali per finanziare il PIC bond. Ma vedo che ormai hanno abbandonato la pista PIC bond dopo l'Asri Bertarelli, Digital Bits. Tutto ok. Hanno abbandonato la pista del Pic Bond hanno fatto l'in sulla Superlega ma gli, gli è andata male anche con la Superlega quindi sono lì che aspettano e pregano non sa so chi e non si sa cosa non non l'hai visto Pif? l'arabo e noi turbate Piff, Fiorentina non non facciamo nessun tipo di minestrone perché loro, siccome non sanno nulla, sono solamente lì come corvi, come avvoltoio ad aspettare un errore di qualcuno per poi miscelare tutto insieme e di fare di tutta un'erba un fascio. Io vi voglio riportare all'attenzione dicendovi ancora una volta di non fare minestroni e soprattutto di non credere a chi tutti i giorni ti spara su YouTube pif, bomba pif, bomba piff e bomba pif. La bomba ce l'ha in capo lui, non c'è nessuna bomba tutti i giorni, di te. non c'è nessuna bomba perché poi, tanto alla fine, ragazzi, arriviamo a, a sommare tutto, no? Ci arriveremo a sommare tutto. E poi dopo potremo dire tante altre cose. L'operazione che fa che, che l'operazione degli arabi con l'Inter sarà uguale è uguale a quella che hanno fatto con il Newcastle: ovvero, sia per un 80% l'Inter sarà loro degli arabi con una società a veicolo. Per quello, anche chi ti dice non sarà direttamente PIF hanno ragione, anche se poi verrà fatto il nome di PIF all'ufficialità, ma non sarà PIF è una, una società veicolo che acquisirà if. il 20% sarà composto da due private equity no? parlano a quei fenomeni e parlano di investicorp e silver lake laddove Bertarelli e Lasi sono rimasti in mezzo al lago con la barca due private equity e non sarà silver lake ci saranno due private equity nell'Inter come CPC Capital Partners del Newcastle L'altra si chiama RB Media RB Media, e l'Inter ci saranno uguale due private equity, una società a veicolo degli arabi che acquisiranno l'Inter, sarà araba la società a veicolo ovviamente. Quindi te lo ripeto per l'ennesima volta, cerchiamo per favore di non fare nessuna tipologia di minestrone. Purtroppo ci sono questi coglioni su YouTube tutti i giorni. Boom boom, soprattutto uno, boom, boom, boom bomba bomba singing, signing singing, signing, boom, hanno visto arrivano, 18 firmano, mi dissocio totalmente, non è dissinghi, cosa vuoi dissare lì? Lì non c'è da dissare, lì c'è solo da aiutare. Capito che ti voglio dire? Mi sono spiegato oppure no? Facciamo attenzione, che soprattutto i giapponesi, che va lasciato perdere, questo lo sappiamo tutti, non aspetta altro, ci fa le live lui sopra, anche se ora ha smesso, e gli non viene a smettere, che se no gli fa una live sopra io, lui ha 100 spettatori e io 1500, come mai? E io non sono famoso. Vai, <ride> buttiamo un po' sullo scherzo, dai. Quante scherzi una sega, è vero, eh, noi, noi non siamo famosi, non siamo professionisti, ma... Per quello ti dico, ridatemi una mano ad avere ciò che era mio, iscrivetevi a questo canale. Devo tornare dove ero prima, ero molto più in su prima. Poi me lo hanno scippato il canale, sono ripartito da zero, ma mi sto togliendo, grazie a voi, delle grandissime soddisfazioni. Stiamo parlando di 2 milioni e 3 di visual in 5 mesi, ma di cosa vogliamo ragionare? Una roba assurda. Sono numeri da canali di 30.000 iscritti, per quello lo capisco perché non vi iscriviate tutti? Vi sto sui coglioni, ditemelo se vi sto sui coglioni. Iscrivetevi al canale, è gratis, ragazzi. A noi fa comodo avere tanti iscritti, ci dà più visibilità. Non costa nulla. Non chiediamo soldi, non li vorremmo mai soldi da voi. noi Anzi, è più facile che si fa un regalo a noi a voi e voi a noi. Stasera, partita che guarderò con molta, 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 molta attenzione perché finalmente il livello si è alzato. Si è alzato perché c'è Croazia, Argentina, tantissimi giocatori, sembra 7, 8, 9 giocatori giocano in Italia, a parte il ballerino. Vuoi, vuoi, vuoi ti... Dimmelo seriamente, te voglio, ti parli del ballerino? Oppure passiamo all'altro argomento? Dimmelo perché io se voglio, ti parli del ballerino, ti parlo del ballerino. Vuoi ti dica le stesse cose? Vuoi che ti dica quel, di quello lì che parlava di Gosens upgrade di Perisic, che ora lo, lo sta vendendo alla Roma, prima alla Valle a Roma. Poi dopo dice se mi, do, mi toglierò delle grandi soddisfazioni. Vogliamo parlare di chi di, diceva upgrade di Perisic. Infatti Perisic è uno dei migliori del mondiale e Gosens è a casa. Ci sarà una differenza e dici quello che diceva Gosens upgrade di Perisic. Si deve dare agli elettrodomestici, non ai calcio, quello lì. Di cosa vogliamo ragionare? vogliamo mettere in discussione Perisic lo vogliamo paragonare, paragonare con Gosez due giocatori diversi siamo, siamo d'accordo ma uno è un fuoriclasse Perisic è un fuoriclasse è un campione fisicamente è un cyborg, è come Zanetti quello gioca fino a 40 anni, te lo dico io comunque bellissima partita stasera i Roati hanno denunciato il fatto che comunque questi argentini siano dei provocatori che la mettano sempre sul piano comunque delle legnate hanno già messo le mani avanti i croati e anche è anche vero perché a me non è piaciuta la provocazione dell'Argentina, cioè a me i giocatori che provocano in quella maniera, la squadra che comunque ne esce perdente, secondo me non è una bella immagine per il calcio argentina, parliamoci sinceramente poi bisogna anche riconoscere il loro il 60-70% del gioco lo fanno passare tutti da, tutto da Leo Messi che ancora è un fenomeno ragazzi, perché Leo Messi è un fenomeno quindi con piacere stasera mi guarderò questa partita io ce l'ho un risultato in testa ma non lo dico non lo dico non mi piace dare i risultati però ecco insomma questo stasera sarà sarà un bello spettacolo dove ci sono tantissimi campioni in campo due palloni d'oro Moa Modic e Leo Messi quindi queste sono le partite da attenzionare il difensore della Croazia Il ragazzino in ventenne l'Inter è uscito un articolo lo poteva prendere 9-10 milioni ora Diano che vada a 100 milioni. Non, non esageriamo. È un gran bel difensore. Però, ancora da lì a dire che valga 100 milioni ce ne passa. Qualcuno, qualche interista l'ha paragonato. L'ha paragonato. A Samuel. Insomma, alla stessa gritta, alla stessa tenacia, allo stesso timing, allo stesso posizionamento. Vediamo è comunque tanta roba. Tanta tanta roba. Per il resto, ragazzi, stiamo calmi. Ah, noi siamo qui. Stiamo calmi, perché poi tanto ora siamo in discesa, no? Quindi a breve faremo una live, stiamo calmi. Non date retta a chi tutti i giorni ti spara le bombe, perché poi io te lo ridico. Sciupa, sciupa il lavoro che viene fatto da persone in maniera seria, a costo zero, perché noi siamo... Orgogliosi di dare un servizio quando parliamo della, degli arabi, perché qui si parla anche di calcio a differenza da altre parti, però, vedersi se tutti i giorni. Boom, 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 tutti 30 video con 30 titoli pif, 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 sta a voi giuliare. Sta a voi giudicare perché, se voi volete credere a uno che dagli arabi passò gli americani dicendoci dandoci di cazzari e che ora rifare le agli iscritti con gli anavi. Fate Bobis, decidete voi, siete voi il giudice supremo, siete voi gli utenti che decidete chi guardare e chi non guardare, non ve lo devo dire certo io. Avete voi un cervello funzionante e capire che però certe persone mancano di rispetto proprio alle persone serie come noi che lo facciamo in maniera volata tutti, tutti, tutti i giorni, pif, boom, pif, boom, boom, basta, basta. Deve finire questa storia, indipendentemente dal fatto che uno sul proprio canale possa dire tutto quello che ti pare, ma deve finire. E l'unico americano, alla fine di questa storia, l'unico americano sarà Zhang che rimarrà ad abitare in America con la sorella e con la madre. Non ti dirò nello stesso appartamento, ci mancherebbe, ma Zhang non tornerà ad abitare in Cina. E molto, molto probabilmente lui si stabilirà, si stabilirà in America, infatti è lì anche perché... Sta sistemando, sta programmando la sua nuova vita. Quindi, io, Zag ti saluto. In America si sta bene, ho diversi amici che stanno lì. Ci sono tante possibilità, i soldi non ti mancano. Quindi, siamo a posto. Noi abbiamo dato. Ti saluto, Steven. Stammi bene. Forza, Inter e ciao, Inter. Lascialo perdere il giapponese.